Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 3 ottobre. Siamo di mercoledì e questa sera ci sarà Matrix, ospite di Matrix. Questa sera riapre i battenti dopo la pausa estiva. Questa sera ospite di Matrix sarà proprio quel Claudio Borghi di cui oggi tanto i giornali parlano per le sue dichiarazioni sull'euro. Ne parleremo tra poco perché la rassegna stampa di oggi, la nostra zuppa di oggi, io la voglio, anzi no, apriamola su questa e poi parleremo di Riace. I giornali oggi, soprattutto il Corriere della Sera, dicono che, ma non solo loro, anche il Messaggero, dicono che la manovra verrà cambiata. Dopo la puntatina dello spread di ieri, perché parliamoci chiaro, rispetto a quello che abbiamo vissuto nel passato, anche col governo Monti, non è che sia ieri successo. Stiamo perdendo soldi, perché quando aumenta lo spread non è inutile che ci ridiamo come se nulla fosse. È grave che aumenti lo spread, però devo dire la verità, anche che l'aumento dello spread di ieri non è che è stata questa cosa catastrofica. È una cosa grave, ogni punto di spread in più per noi è un costo di più per la nostra economia, quindi non va bene. Però quando io mi leggo Fubini oggi in prima pagina sul Corriere della Sera, e ricordo Fubini che con Monti eravamo arrivati dopo un anno di Monti e delle sue riforme a 500 di spread, dopo un anno di riforme eravamo a 500, Fubini dice non è la prima volta che i mercati se la prendono come l'Italia. Ah, grazie, per fortuna che lo riconosciamo, perché è successo tantissime altre volte, ma dice questa è l'unica volta in cui siamo soli. E beh, certo, perché se la costruzione drammaturgica è sta arrivando un attacco sull'Italia, siamo fottuti, siamo finiti, che è quello che raccontano i nostri giornali, ancora non lo siamo, potremmo esserlo, ma ancora non lo siamo. E poi si dice che siamo gli unici a essere finiti, e siamo gli unici perché ancora non c'è il dramma. È evidente, se l'Italia dovesse veramente finire a 400 e 500 nello spread, come è avvenuto nel passato, vedete se l'Italia rimane sola nel senso di contagio sui mercati, ma rimane sola anche come problema che si pone all'interno dell'Europa. Auspico che questo avvenga? No! Ma quando io leggo oggi Fubini penso non a che ci sia un complotto, ma che ci sia una classe dirigente in questo paese che non riesca a fare i conti con una realtà completamente diversa rispetto a quella con la quale ha studiato forse più degli altri, ha scritto più degli altri, ha dei network europei più degli altri. Una cosa che mi ha stupito molto nell'intervista che ho fatto a Di Maio a Quarta Repubblica nei giorni scorsi è che Di Maio ha detto: guardate che poi anche la Commissione europea da maggio in poi cambierà completamente, cambierà lo scenario. Non so se augurarmelo, ma forse questo è un elemento che i nostri notisti dovrebbero tenere in conto. Sallusti oggi fa un attacco all'arma bianca nei confronti di Claudio Borghi, che è il presidente della Commissione bilancio, che ha detto se continuano le cose così più o meno conviene che noi la nostra moneta ce la stampiamo da soli. Apriti cielo, è aumentato lo spread di 20, 30, 40 punti, insomma un grande balzo dello spread relativamente al valore a cui è oggi, e dice Claudio Borghi ha fatto una cosa da idioti o da terroristi. E quindi l'attacco, dice Sallusti, nei confronti della lira deriva dalla dichiarazione, dell'euro deriva dalla dichiarazione di Borghi, che pure ho lasciato collaborare al giornale perché mi sembravano le sue idee originali, quindi ho una responsabilità nella creazione di questo personaggio, però dice le sue idee sono pericolosissime, o per motivi egocentrici, o per motivi, scrive Sallusti, di stupidità, o per motivi di, diciamo di incapacità di capire quello che succede. Di Mito oggi sul Messaggero dice che sono stati bruciati 30,5 miliardi di capitalizzazione delle banche italiane. Il concetto di bruciati è sempre un concetto un po' vago, perché quello che succede in borsa, come scriveva ieri Belpietro, ma come qualsiasi risparmiatore sa, diventa un falò quando si realizza quel falò. Non lo diventa per noi persone normali che non dobbiamo fare il cosiddetto mark to market, cioè che abbiamo dei titoli e li possiamo tenere anche a scadenza o per lungo tempo se sono delle azioni. Insomma, le perdite oggi registrate in borsa non è detto che domani non si recuperino. È del tutto evidente che il fatto che le banche italiane, che ieri valevano 100, oggi valgono 70, beh, insomma, una preoccupazione la dà, se non altro perché oggi sono prede più appetibili da parte di altre banche che potrebbero avere un'attenzione di comprarle. Dubito che qualcuno voglia comprare oggi una banca italiana. E Belpietro dice che sul suo giornale dice che ad alzare lo spread sarebbero state le parole a raffica di Juncker e di Dombrovskis, gli attacchi all'Italia. Però lui stesso sul giornale, in un'intervista a Borghi molto bella che fa Luca Telese, dice il ritratto dell'uomo che ha fatto crollare l'euro. Allora si deve mettere d'accordo un po' con se stesso, col suo giornale: è stato Juncker e Dombrovskis o è stato Borghi a far crollare ieri l'euro e alzare lo spread?
Questa domanda ovviamente ha una risposta complicata e non così semplice come ho fatto, perché entrambe le cose non hanno funzionato. Anche la risposta di Salvini, devo dire, non è così elegante come in genere sono risposte di Salvini, cioè che lui parla solo con persone sobrie, accennando all'evidente problema con l'alcolismo che c'è Juncker, cioè il presidente lussemburghese della Commissione Europea. Beh, insomma, quello certo non aiuta i mercati. Ma andiamo all'altro grande tema di giornata, che è l'arresto di Mimmo Lucano, che è il sindaco di Riace. Il sindaco di Riace e è considerato da alcuni un mito e da altri è considerato invece il simbolo dell'accoglienza. E io non voglio entrare nel merito del mito o del simbolo dell'accoglienza, come tutti quanti i giornali fanno, tranne in un caso, quello di Nordio, del Messaggero, perché il partito è: se eri contro l'accoglienza sei contento che Mimmo sia in galera, se eri a favore dell'accoglienza sei disperato che Mimmo sia in galera. Queste due posizioni, secondo me, sono due posizioni ridicole. La prima questione che si deve dire, e bisogna avere, secondo me, grande lucidità come l'ha avuta oggi Nordio, è pensare che un sindaco di un paese di 2000 abitanti oggi sia arrestato insieme alla sua compagna, anche se agli arresti domiciliari. Dire che mi sembra una misura sproporzionata è dire poco. Dire poco. L'arresto preventivo, come in questo caso, bisogna utilizzarlo per i delinquenti che stanno facendo delle cose molto pericolose in quel momento, che possono reiterarle o che possono inquinare le prove. Certo, lui è il sindaco di quella città, avrebbe potuto inquinare le prove, ma è un'inchiesta che va avanti da 2 anni. Fatta questa premessa, io voglio semplicemente dirvi: leggete le carte che dicono i magistrati che lo hanno arrestato o comunque indagato, che è la cosa che più a me interessa, perché a me non interessa il sindaco di Riace, interessano le reazioni pelose dei Gramellini, dei Travaglio, dei Saviano, di tutta questa gente qua, che oggi ci dice: Gramellini, i cinici che attaccano il sindaco di Riace per screditare il principio dell'accoglienza. Chi sarebbero questi cinici? Scusami, i magistrati? I magistrati a cui avete leccato il sedere per gli ultimi 50 anni? Che andavano bene quando arrestavano tutti gli altri, ma non quando indagano questo. Io sono contro l'indago e il carcere nei confronti di questo, ma sono gli stessi magistrati che voi applaudivate. E Travaglio è un fuorilegge onesto, giuro! Oggi Travaglio dice che è un fuorilegge onesto! A me mi viene il sangue al cervello e mi riesce a dire una cosa di questo tipo. Se una legge è inumana, dice Travaglio, la disobbedienza civile e non violenta, come quella di Gandhi e Pannella, cioè questo seguace del Che Guevara, che non era certo un non violento, questo seguace del Che Guevara è come Gandhi e Pannella. Mi viene il sangue al cervello a pensare che il sindaco di Riace, che non deve stare in carcere, diventi per Travaglio un fuorilegge onesto. Adesso abbiamo il concetto del fuorilegge onesto, ma non ci hai spiegato a tutti quanti onestà, onestà? Non ci avete detto che devono andare tutti in galera, che i magistrati hanno sempre ragione? No, tutti sti magistrati, il PM, il GIP, tutti questi hanno messo in galera un fuorilegge onesto. Straordinario. Gnocchi ci fa sul giornale la sintesi di tutti questi signori che si scoprono diciamo garantisti. Prima di tutti è Saviano, si parla di una criminalizzazione della solidarietà, perché poi si attacca al governo, è cambiato il clima, Gad Lerner dice di un clima fascistoide. Ma scusatemi, voglio sapere una cosa, ma chi è che arresta? Il governo? Cioè il governo fa gli arresti, quello sì sarebbe un clima fascistoide, ma fino a prova contraria è un magistrato. E i magistrati, fino a prova contraria, abbiamo raccontato negli ultimi anni, che hanno l'obbligatorietà dell'azione penale, e quindi quell'obbligatorietà, quando la esercita patronaggio nei confronti di Salvini, quando la esercita la condanna della Lega ai 49 milioni in primo grado, quando si toglie l'ILVA ai signori Riva che non sono stati ancora condannati una volta, in quel caso va bene. Invece se il vostro cazzo di amichetto su cui avete costruito montagne ipocrite e diabetiche di finzioni buoniste, allora in quel caso non vale. Allora in quel caso non vale. Ma stupendo oggi il Borgonovo intanto ci racconta sulla Verità che il suo ex assessore ha già detto: guarda che questo sta cambiando le carte in tavola, questa è la burocrazia, le leggi, le norme, non gliene fotte nulla, non gliene fotte nulla. E poi trovo Crippa, che è un mio amico, Maurizio Crippa, io lo leggo sempre tu sul Foglio, che mi dice gesti di inaugurazione di un regime, e parla di Matteotti. Oh, ma siamo tutti contrari a questo arresto, ma non l'ha fatto il governo, Crippa!
L'arresto l'ha fatto un magistrato e stiamo pensando che il magistrato sia vittima di un clima, questo mi sta dicendo? E quei magistrati vittime del clima di Mani Pulite, tutti a fare l'applauso, e quei magistrati vittime, vi ricordate, delle spese della casta, tutti ad arrestare i consigli regionali? Quelli no, non erano vittime di un clima, questo sì, un vittima del clima. E qual era? La vittima di un clima che sarebbe quello contro il sindaco di Riace. E poi vai a leggere le carte, e la cosa che mi fa più impazzire è che stanno tutti questi signori giustificando un sindaco, cazzo, che faceva i matrimoni combinati tra la sua sorella, tra suo fratello, quel cacchio era, e con un'altra etiope, cioè lui aveva messo in ballo per farli venire in Italia dei matrimoni combinati. Dice, quella brutta persona di Minniti rende difficile arrivare in Italia, sai come li freghiamo? Facciamo il matrimonio combinato. Allora vi chiedo, se un sindaco nei confronti di un morto di fame che sta all'angolo della strada gli dà una pensione di invalidità perché non ci vede, il finto cieco, il finto sordo, oppure gli dà un assegno senza... quello lo può fare? Lo può fare? È legittimo farlo? Questo è un criminale onesto? Vale tutto, liberi tutti! E i sindaci facessero tutto quello che vogliono, va anche bene. Sindaco sceriffo, un altro ordine costituzionale, non lo voglio in galera. Io vorrei in galera questi cornuti che fino a ieri difendevano la magistratura. Fino a ieri ci hanno spiegato la legalità e oggi invece dicono che la magistratura, arrestando questo signore, è un regime e la legalità nei confronti di quelli a cui loro, voglio dire, riservano simpatie, quelli non possono essere indagati. Tutto questo lo scrive molto meglio di me Nordio oggi sul Messaggero. Leggetevelo, Nordio, non ascoltate la mia zuppa. Casino sul Ponte Morandi perché stanno facendo fuori il commissario Gemme perché sarebbe in conflitto di interessi. Applausi. Bravi, bravi. Il ponte lo rifacciamo entro un anno. Arrestiamo Autostrade. Castellucci è un delinquente. Bene. E facciamo un decreto, 45 giorni, facciamo un commissario, in conflitto di interessi lo stanno facendo fuori, facciamo le demolizioni, sono ancora tutte là, ridistruggiamo tutte le case perché lì bisogna stare dalla parte dei cittadini, sono ancora lì le macerie, complimenti, complimenti. Bene, società di Montante, è stato arrestato un altro dei paladini dell'antimafia, l'amico di Saviano, cioè non lo era amico di Caffamiano, no? Sai quando la Confindustria della Marcegaglia era quella Confindustria, diciamo, che faceva, no, la paladina, avevano messo Montante, il responsabile della Ricaia, ma è al gabbio, è al gabbio con delle accuse ferocissime. Ma la cosa più divertente è che oggi La Verità, unico giornale in Italia, racconta di una specie di società che lui fa col direttore generale della Confindustria, con quel genio del direttore generale della LUIS, grandissima università che forma la classe dirigente, comunque sia, con chi aveva fatto la società il direttore generale della LUIS, con Montante. Chi era Montante? Quello che faceva i dossier sui magistrati per sapere che cosa ne pensassero, oltre che su di me, ovviamente. Corriere. E ultima cosa, Paragone, intervista di Paragone al Corriere della Sera. E che cosa dice Corriere della Sera? Partiamo dalla fine dell'intervista. Dice, che ne pensa dei direttori regionali? Ah no, quella sarebbe un'insopportabile, la politica non si deve occupare di quelle cose, eccetera. Però in tutta la prima parte dell'intervista dice, non va bene la scaletta del TG1, perché il TG1 alle 20 di domenica ha parlato della manifestazione del PD in apertura. Non avrebbe dovuto parlare in apertura. Paragone, ma che stai a dire? Cioè, è molto peggio decidere i contenuti di un telegiornale che decidere i direttori. Ma tu stai scherzando? Cioè, tu vuoi decidere quali sono i contenuti e la scaletta, cioè l'ordine in cui mettere in ordine i servizi in un telegiornale. Ma questo non è Orwell. Questo è quello che facevano anche gli altri, ma almeno lo facevano di nascosto. Io non penso che gli altri non lo facessero. Figuratevi un po' voi, sono stato fatto fuori da quella Rai là. Non penso che Campo Dall'Orto, con tutti i suoi, no, sgherri, alla fine non controllasse i TG. Ma l'idea che un deputato oggi, che conosce la televisione come Paragone, si metta a dire cosa deve essere messo in scaletta e si metta a questionare la scaletta di un direttore di un TG, la trovo una cosa allucinante. Fai fuori il direttore del TG, questo è legittimo, ma non puoi decidere, una volta che c'è un direttore, su cosa deve titolare. È una roba da pazzi. Sei un tipo rancoroso per i coglioni come te, e con questo io vi saluto con il rancore nel cuore, perché voglio fare anch'io un non posso fare il matrimonio combinato, non ce la faccio. Beh, vabbè, ci vediamo questa sera a Matrix, ciao.